Finalmente la fissazione della data consente di cominciare a mettere in moto la macchina organizzativa per la presentazione delle liste e delle candidature e dei programmi. Io ho confermato la mia disponibilità a una aggregazione che è composta dal centro moderato, dalle liste civiche di Mondo Cattolico e dal centro sinistra con la presenza di Italia dei Valori e del Partito Socialista di una candidatura al servizio della città. Come è noto sono un dirigente della regione in procinto di pensionamento. Ho dato la mia disponibilità a mettere a disposizione la mia trentennale, se non quarantennale esperienza di pubblica amministrazione e di gestione di fondi comunitari a disposizione della città. Ho detto che lo farò gratuitamente come servizio civile volontario senza nessuna indennità, perché vuole essere uno spirito di servizio alla città e non un percorso politico finalizzato ad altri obiettivi. Con la coalizione abbiamo già cominciato a definire un programma che sarà presentato nei prossimi giorni, che è un programma che finalizzato soprattutto a ridare a Catanzaro quell'immagine, quell'identità che in questi anni si è perduta, perché Catanzaro è scomparsa dall'agenda politica istituzionale della regione, è stata surclassata dagli altri capoluoghi di provincia ed è completamente naufragata in una gestione quotidiana delle emergenze e delle piccole opere da realizzare. Noi vogliamo ridare invece una grande immagine e il recupero dell'identità perduta di Catanzaro, facendola ridiventare il capoluogo e la capitale della Calabria, ridando a Catanzaro il ruolo che merita all'interno del contesto regionale. Lavoreremo molto sul tema del recupero del centro storico che oggi è desertificato, della valorizzazione di Catanzaro Lido come polo di attrazione turistica e culturale e dei giovani, della valorizzazione del polo di Germaneto come centro direzionale sia per la cittadella regionale sia per la cittadella universitaria e faremo poi un'attività di riconnessione e di integrazione delle periferie ormai dimenticate rispetto al centro storico con un intervento di mobilità dolce e sostenibile. L'obiettivo sarà quello di recuperare soprattutto il protagonismo dei giovani, delle associazioni e soprattutto della presenza culturale a Catanzaro. Noi vogliamo riprendere un piano strategico che era stato elaborato e che è stato buttato alle ortiche dall'amministrazione Abramo, che aveva individuato Catanzaro come la città dell'accoglienza, della conoscenza e della cultura. Pensiamo di poter candidare ben presto Catanzaro al ruolo di capitale della cultura, così come ha fatto Cosenza. Riteniamo che Catanzaro abbia tutte le caratteristiche in quanto a suo tempo era già stato capofila di una ampia aggregazione di città europee sul tema della creatività giovanile e della produzione culturale. No, non ci pensavo assolutamente. Avevo dato la mia disponibilità alle forze della coalizione a svolgere un ruolo tecnico, proprio perché da pensionato della pubblica amministrazione, dirigente della regione con un'ampia esperienza nella gestione dei fondi comunitari, avevo voluto mettere a disposizione la mia competenza in questa prospettiva. Da lì è nato un interesse palesato dalle forze della coalizione di valorizzare il mio radicamento di cattolico impegnato nell'associazionismo e nel volontariato sul territorio a Catanzaro e di antica tradizione socialista, essendoci anche una presenza del Partito Socialista e d'Italia dei Valori all'interno della coalizione, e quindi si è ritenuto di poter investire su queste mie caratteristiche insieme tecniche e eticamente caratterizzato e politicamente ispirato per un ruolo di sindaco. Grazie.